Shalom, pace a tutti voi. Lo shalom avviene in un luogo specifico, nel luogo di rifugio divino. Sì? Quando noi ci troviamo dentro il rifugio divino, c'è lo shalom dentro di noi. Sì? Là, nel luogo, il luogo sarebbe il luogo santo. Sì? A contatto con la luce, a contatto con la parola, a contatto con la luce, quella spirituale, sì? Quella che dà vita e dà pace. E se in tutti questi anni non saremo stati nel rifugio divino, oggi saremo sicuramente distrutti, sì? Umanamente parlando. Sì? E quello che ci dà la carica, quello che ci dà la forza è essere dentro il rifugio. Siamo e stiamo tornando alla potenza della parola. Nel Salmo 119, 113, la lettera è Samech, la numero 15. Dobbiamo arrivare alla 22. E questo Salmo dal 113 in poi parla del rifugio. Sono 8 versetti. Io detesto gli uomini non sinceri, ma amo la tua legge. Tu sei il mio rifugio e il mio scudo. Io spero nella tua parola. Allontanatevi da me, malvagi. Io osserverò i comandamenti di mio Dio. Sostienimi secondo la tua parola, perché io viva. Non rendermi confuso nella mia speranza. Sì, il mio sostegno e sarò salvo. Terrò sempre i tuoi statuti davanti agli occhi. Tu disprezzi quanti si sviano dai tuoi statuti, perché il loro inganno è perfidia. Tu getti via come scorie tutti gli empi dalla terra. Perciò amo le tue testimonianze. Tu mi fai rabbrividire di paura, io temo i tuoi giudizi. Nel versetto 114, tu sei il mio rifugio, il mio scudo. Cioè siamo protetti in modo integrale, sì? Perché lui è il rifugio e anche il nostro scudo. La parola scudo nell'ebraico è meginah e vuol dire protettore, armatura, scudo, guerriero realizzato con pelle di coccodrillo. Così dice l'ebraico. Vedete? Sì, uno scudo guerriero realizzato con pelle di coccodrillo. Non è uno scudo qualsiasi, è uno scudo da guerriero, ma di pelle di coccodrillo. Scudo oblungo, sì? Più lungo vuol dire più lungo che largo, che copre quasi tutto il corpo, sì? Il corpo del combattente. Lo vediamo nella diapositiva numero 10. Questo scudo da guerriero realizzato con pelle di coccodrillo. Questo è lo scudo oblungo. Che particolare. Possiamo vedere ancora la 11. Ma vedete? Proprio un coccodrillo messo sul combattente, dalla testa in giù, fino ai piedi, sì, tutto coperto. Vediamo l'altra, qua più da vicino, questo è lo scudo, è un coccodrillo a tutti gli effetti. Vediamo ancora, fino al 13, fino a qua. Per questo, dicevo prima, che l'avere il rifugio, avere lo scudo e avere una protezione integrale, sì? Per la parola rifugio è Seter,
che vuol dire rifugio segreto, nascondiglio. Questo è il rifugio. Vediamo questo nascondiglio. Vediamo la prossima diapositiva. Non lo so se lo vedete da lì. È una tana. Teniamola lì, ora poi la vediamo. Vediamo un pochettino il Salmo 31-20. Questo Salmo 31-20 ci ha aiutato quando i nostri nemici si sono manifestati. Quando a noi i nostri nemici si sono manifestati, sì? E dico così, nemici che si sono manifestati, perché prima non erano nemici, erano amici, fratelli a casa, amici, fratelli, tutto quello che vuoi. Questo versetto è stato chiave. Salmi 31:20. Tu li nascondi all'ombra. Nel segreto sarebbe. Tu li nascondi nel segreto della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini. Tu li custodisci in una tenda al riparo della maldicenza. Questa tenda che dice qua in ebraico sarebbe tana, capanna, nascondiglio, dimora, rifugio. Sì? Tu li nascondi da questi bla 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 dentro del rifugio, del suo rifugio. Non lo so se lo vedete bene qua. Questo è un disegnino, ma queste sono delle fotografie. Sì? Questo disegnino mi ha colpito perché la tana si vede fuori si vede la tana, sì? Come se fosse questa, come se fosse questa. Ma dentro la terra, sì? Si vede, io vedo, cosa vedete voi? Io vedo, come? Sì, ma la forma di questo nascondiglio là dentro assomiglia a che cosa? Al grembo materno. Il Signore ci nasconde proprio lì, perché Lui, ci ricordiamo che è El Shaddai, sì? Anche a Lui questa caratteristica di protezione. Bellissimo. Ma per essere rifugiati, prima dobbiamo vedere il versetto 19, perché non tutti sono rifugiati da Dio. Dice, 19 dice, 31-19. Quanto è grande la tua bontà che riservi per quelli che ti temono e che usi in presenza dei figli degli uomini verso quelli che si rifugiano in te. Vogliamo essere rifugiati? Ma prima lo dobbiamo temere. Siete con me? È così, è semplice. Quelli che rispettano la sua legge, sì? Perciò per essere rifugiati dobbiamo entrare dentro della sua parola, essere come un tralcio. Amen. Andiamo a Isaia 32:2. Chi è che ci ripara? Chi è che ci rifugia? Che versione avete voi? Diodati. Riveduta Diodati? Sì. Isaia 32:2, nella nuova riveduta, dice: quell'uomo sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in luogo arido. Sì? Come l'ombra di una gran roccia in una terra riarsa. La Diodati dice: e quell'uomo sarà come un ricetto dal vento, sì? Le altre versioni, stiamo attenti, perché le altre versioni, non lo so se qualcuno di voi ce l'ha qui, dice: ognuno sarà come un riparo contro il vento. Come che tutti saranno un riparo contro il vento.
Ma no, è quell'uomo, non è qualsiasi uomo, non è un uomo normale, non è tu o io, perché io ho visto che altre versioni dice ognuno sarà come un riparo dal vento. No, questo uomo è, e lo dice, lo potete vedere nel 32:1, lo dice lì, nel versetto prima, dice che è il re giusto questo uomo, perché anche Cristo viene rappresentato da figlio di uomo. Sì, lo possiamo vedere Matteo 26:64, per essere più specifici. Vediamo Matteo 26:64. Gesù gli rispose, tu l'hai detto, anzi gli dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole dal cielo. Anche Giovanni 5:27, se volete. E gli ha dato autorità di giudicare perché è il figlio dell'uomo. Sta parlando di Yeshua, del re giusto, e con lui, possiamo rivedere, quell'uomo sarà come un ricetto dal vento e come un nascondimento dal nembo, come rivi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in terra asciutta. Solo lui può essere il nostro rifugio, sì? E allora, temendolo, e cioè rispettando la sua volontà, che la troviamo nella parola, nei testamenti, sì, come padre, Dio padre, ha lasciato dei testamenti per noi uomini. E dobbiamo andare a vedere cosa c'è da rispettare nel suo testamento, cosa ci dice, cosa non ci dice da fare. E possiamo allora essere al riparo, al sicuro e rifugiati in lui. Cos'è un rifugiato? Sì, ma è un termine anche giuridico, no? Un rifugiato, se ne parla tanto in questi giorni. Il dizionario dice così, dice termine giuridico che indica chi è fuggito o è stato espulso dal suo paese originario a causa di discriminazioni politiche, religiose, razziale, di nazionalità o perché appartenentemente ad una categoria sociale di persone perseguitate e trova ospitalità in un paese straniero che riconosce legalmente il suo status. Sì? Il Signore parla del colui che è un rifugiato. Il pastore lo aveva accennato, non ricordo se è stato domenica scorsa oppure l'altra. Le città di rifugio. Sì, sì? Vediamo un pochettino cosa dice Numeri 35:9. Ne parla del Deuteronomio, ne parla Giosuè e anche Numeri 35:9. Un rifugiato dice 35:9. Poi l'Eterno disse a Mosè, parla ai figli di Israele e di loro, quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Canaan, designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possano mettersi in salvo l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente. Queste città vi serviranno di rifugio contro chi vuole vendicare il sangue versato, affinché l'omicida non sia messo a morte prima di essere comparso in giudizio davanti alla comunità. Delle città che darete, sei città saranno dunque per voi città di rifugio. Darete tre città di qua dal Giordano e ne darete tre nel paese di Canaan.
saranno città di rifugio. Queste sei città serviranno di rifugio ai figli di Israele, allo straniero e a colui che soggiornerà tra di voi, affinché vi scampi chiunque abbia ucciso qualcuno, ma involontariamente. Sì? Allora il Signore stava preparando questa situazione. Lui ci pensa a tutto, sì? Conosce che l'uomo può peccare anche in modo involontario, sì? E manda a costruire sei città di rifugio. Non è un caso, è sei. Numero d'uomo, numero incompleto, numero imperfetto. Il Signore lo sapeva, sì? E stava preparando questa, diciamo, via d'uscita per coloro che hanno o avrebbero peccato involontariamente. Vedete come l'Eterno protegge coloro che non intendono peccare, per le quali hanno peccato senza volere. Lui dice, ecco apposta, no? Di farlo apposta. Dà una via d'uscita a coloro che, avendo fatto questa cosa senza intenzione, ma essendo sempre un peccato che ci separa dal Padre, e quindi lui viene a noi e ci dà la via d'uscita, ci dà il rifugio, mandando, come lo fa con noi oggi, come lo ha fatto, mandando il suo figlio, ci ha dato il rifugio eterno, sì? Ha dovuto mandare suo figlio, che anche doveva essere uomo. Sì? Si doveva mettere nella nostra stessa condizione. Ok, sì. Vediamo Romani 7,19. Perché se uno pecca, qualche volta non lo fa in modo intenzionale. Romani 7,19 dice: infatti, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Questo lo dice il nuovo patto, il Nuovo Testamento. Vediamo Ezechiele 18:31. Ezechiele 18:31 dice: gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato, fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché dovreste morire, casa di Israele. Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice il Signore Dio. Convertitevi dunque e vivete. Lui non trova nessun, dice che non trova nessun piacere per coloro che muoiono, sì? E allora il Signore ci dà questa via d'uscita. Vediamo la diapositiva seguente. E qua vediamo il muro che si chiama Cotel. Sì, i muri dei lamenti si chiama Kotel, sì? Sarebbe il tempio, una volta il luogo d'incontro fra Dio e l'uomo. Sebbene ora, ma mi sa che questo non è giusto, questo che io ho. Può essere che ho ora misura 16 metri? Perché prima, dice, originariamente misurava 23 metri. Durante il periodo in cui la valle centrale era più profonda, misurava di più. Vedete i muri? I muri sono quelli che ci proteggono, sì? I muri. Il tempio era così, una fortezza. Lui
è venuto il Signore, è venuto e si è fatto tabernacolo, sì? Lui si è fatto capanna, lui si è fatto tenda, lui si è fatto rifugio, sì? E anche lui è la nostra città di rifugio eterna per i peccatori. Vediamo il Salmo 27,5. Sto finendo quasi. Poiché mi nasconderà nella sua tenda un giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora. Che bello! Mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. Quando parla di roccia, parla anche di protezione, sì? Perciò, tenda, questa tenda che parla nella prima frase, mi nasconderà nella sua tenda il giorno di sventura, è la stessa della che abbiamo letto prima, la stessa parola. Tana, nascondiglio, dimora, capanna. Se non sbaglio, la parola era in ebraico seter. Seter. Vediamo prima Samuele 2:2 come ultimo versetto. Prima Samuele 2:2 dice: nessuno è santo come il Signore, come Yahweh, poiché non c'è altro Dio al di fuori di te, e non c'è rocca pari al nostro Dio. Questa rocca, la parola è tesur, è sempre rifugio, protezione e sicurezza. Quindi quando la parola parla di roccia, di rocca, è sempre rifugio, sì? Allora, nel tabernacolo, dentro la tenda, nel luogo santo, troviamo rifugio sicuro, sì? Là, illuminati dalla parola, illuminati dalla luce spirituale, sì? Che illumina il nostro spirito. E lì siamo e ci troviamo a casa, sì? Perché l'uomo naturale dove trova il rifugio? A casa sua, sì? Naturalmente parlando, l'uomo trova rifugio a casa sua, ma è un rifugio, non è un rifugio sicuro al 100%, no? Perché anche gli incidenti possono capitare dentro casa nostra. Perciò il rifugio sicuro, sicuro, sicuro e anche eterno è il nostro Dio, sotto le ali sue, sì, amen? Siamo messi a salvo, Lui il nostro rifugio eterno, amen? Shalom Aleichem, pace a tutti voi.